Leonardo Sciascia. Il giorno della civetta. Anni 50, Sicilia. Un piccolo paesino, del cui nome non sapremo mai nulla se non che inizia per S, e una grande omertosa complicità tra gente semplice e onesta, quella che vuole vivere tranquilla, e uomini di malaffare, che vogliono piuttosto delinquere e prosperare. Perché si sa che tra compaesani basta scambiarsi due favori e gli affari, anche quelli più loschi, vanno avanti, senza disturbo alcuno. La mafia è così, fa finta di non esistere, si muove silenziosa, lasciando le sue tracce o i suoi morti. Ma se qualcuno la cerca, nessuno la conosce. Incredibile, ma vero. In un paesino poco distante da Palermo, è dunque un sabato mattina come tutti gli altri, con l'autobus in partenza e il venditore di panelle che vende le sue ultime leccornie prima di cambiare postazione. In un secondo, due colpi da fuoco uccidono la normalità di quella mattina e Salvatore Colasberna, socio di una piccola impresa edilizia, mentre sale sul pullman direzione Palermo. È subito lo scompiglio, con l'autobus che si svuota, i testimoni che fuggono e i curiosi che si avvicinano. Il venditore di panelle che cambia come sempre la sua postazione, ma questa volta con il cuore alla gola. Quando arriva, il maresciallo Ferlisi non si aspetta nulla di diverso, perché conosce e un po' capisce l'imbarazzata paura che la gente onesta prova quando si trova tra i due fuochi dello Stato e della mafia. Il capitano Bellodi, però, ex partigiano di Parma, di dubbi ne ha pochi. E anche la paura di guastare i traffici mafiosi non gli impedisce di fare luce sulla questione. Le lettere anonime che sono arrivate potranno anche suggerire piste amorose o uno sbaglio, ma qui si tratta semplicemente di mafia. Egli si getta così nel mondo di uomini miserabili, fango di paura e di vizi. Interrogatorio dopo interrogatorio, iniziando dal confidente Parigneddu, e passando per la testimonianza della moglie dello scomparso Nicolisi, saltano fuori uno, due, tre nomi e altri due morti. Eppure, a forza di tirarla, la corda misteriosamente si spezza. Sarà che a Roma, dove tutti negano ancora che esista la mafia, queste ricerche del Bellodi non vanno giù a molti politici. Un giallo colto e rivoluzionario, che di quella Sicilia ancora moderna rievoca la mentalità, i pregi e i vizi, insieme ai sapori delle panelle e all'accento della gente.